Ciao, sono Antonietta. Oggi sto facendo delle collane con questo cordino cerato e utilizzando un punto fantasia molto divertente che adesso vi voglio mostrare. Spero vi piaccia. Ciao. Ecco, vedete che ho fermato i tre cordini, i tre capi che ci serviranno per questo punto piatto, li ho fermati al tavolo con un po' di scotch. In questo caso sto usando del filo cerato, del cordino cerato, quindi il tessuto non si rovinerà con lo scotch, mentre con altri tessuti potrebbe essere necessario cambiare sistema, magari agganciare i fili a dei chiodini piantati sul tavolo o sul vostro piano da lavoro. Allora, notate, sono tre fili. Volendo potreste raddoppiare il filo centrale, cioè doppiare questo filo, in modo da avere un punto più largo, naturalmente, e un punto piatto più evidente, cioè se aggiungete un filo in questa posizione potrete ottenere un punto ancora più, potrei dire, più decorativo. Allora, il lavoro si sviluppa sempre a partire da sinistra, sempre da questa parte. Useremo i fili laterali, quelli che lavorano sono il destro ed il sinistro, mentre il filo centrale rimarrà sempre in questa posizione e di fatto ci farà da guida. Quindi è naturale che ci vorrà molto più filo ai lati. Se qui avrete tot centimetri di filo, da questa parte dovrete avere il doppio, il triplo a seconda di quello che state facendo. Allora, cominciamo. Il punto si basa su una sequenza di due passi che vengono ripetuti continuamente, una specie di diritto rovescio fino alla fine. Quindi sarà sufficiente memorizzare questi passi per arrivare a fare una catenella di tipo, diciamo così, orizzontale come questa. Non vi preoccupate se vedete che qui il lavoro è già cominciato, perché quello che vi faccio vedere ora funge anche da inizio, è proprio l'inizio del lavoro, quindi si farà proprio così per cominciare. Allora, prendiamo il filo di sinistra, cominciamo sempre dalla sinistra, lo portiamo sul filo centrale, in questo modo. Vedete? Lo fermiamo qui a formare un'asola. Poi prendiamo il filo di destra, lo portiamo al di sopra del filo laterale di sinistra. E da questa posizione lo facciamo uscire dall'asola e lo sfiliamo interamente, guardate, interamente. Avete visto? Ho fatto una specie di nodo, tiro l'estremità e chiudo il nodo. Questo è il primo passo, quello che io considero, diciamo, il lato diritto del lavoro, mettiamolo in questo modo per semplificare. Adesso facciamo il secondo passo. Prendiamo sempre il filo che si trova a sinistra, questa volta è rosa, vedete? Quello di sinistra, anziché portarlo davanti, lo portiamo dietro il lavoro. Prendiamo il filo di destra, a sua volta lo facciamo passare dietro, sotto il filo di sinistra, in questo modo, e da questa posizione all'interno dell'asola e lo facciamo sfilare completamente. Abbiamo formato un secondo nodo che chiudiamo tirando in questo modo, vedete? Una specie di diritto rovescio, quindi. Ripetiamo i passaggi. Filo di sinistra sul filo centrale, filo di destra al di sopra del filo di sinistra e da sotto all'interno dell'asola, e qui si fa sfilare completamente. Tiriamo. Poi, filo che sta a sinistra, al di sotto del filo centrale, filo di destra, anche lui al di sotto, ma di quello laterale, da qui all'interno dell'asola e si fa sfilare. Tiriamo i due lembi estremi, i due capi. Vedete come si sta formando questa specie di treccia in orizzontale? Ecco, mi sono spostata dalla luce perché non avevo fatto caso che c'era questa luce serale che passava dalla finestra, proprio sulla camera. Allora, adesso ripeto ancora un paio di volte i passaggi, come vedete si è formata questa treccia. Allora, filo di destra, di sinistra, su quello centrale, filo di destra, su quello laterale, poi da sotto all'interno dell'asola, sfiliamo, in questo modo,
e chiudiamo. Adesso facciamo il rovescio, non si chiama rovescio, ma io lo chiamo così per comodità. Avete visto? Passo dietro, quello centrale, prendo il filo di destra, lo porto davanti e all'interno dell'asola, ho formato un nodo e lo chiudo in questo modo e via andare. Poi la cosa divertente, adesso accelero un po' perché penso che si sia capito, la cosa divertente di questo punto è che alternando i colori in maniera diversa viene un disegno un pochino, sempre un pochino diverso, non piatto, diciamo così, come quando si usano tre colori tutti simili. Vedete? Ecco qui. Poi per chiudere io normalmente faccio un normale, faccio un nodo, un semplice nodo. Oppure uso, magari faccio un'asola di questo tipo, per esempio, e l'avvolgo nel filo. Insomma, cerco delle soluzioni, diciamo, alternative al fatto di lasciarlo in questo modo. Non si sfila, facilmente, non si scioglie, però va nascosto questo punto, perché altrimenti non c'è il modo di chiuderlo in maniera definitiva senza che si veda, appunto. Io spero che vi piaccia, che vi possa essere utile e vi saluto, vi mando un bacio. A presto, ciao!